everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un video all'interno del quale eseguirò un trucco gotico. Ma cerchiamo la definizione di gotico. Di regola il trucco gotico implica occhi molto marcati e bocca scura. Yes. Perché per ottenere un look davvero dark, yes, occorre esasperare entrambe le zone del volto. Yes. Focus sugli occhi grazie all'eyeliner. Yes. Lo smokey eye quindi è perfetto. Yes. Per le labbra, yes, via libera ai toni del viola e del vinaccio. I'm dark. Vi lascio un articolo qua sotto dove viene spiegato come si esegue realmente un trucco gotico, questo a prescindere dal colore della pelle. È chiaro che, vabbè, qui il primo step dicono base trucco deve essere molto chiara. I can't! Chiaramente io non farò la pelle chiara perché, my dear friends, I'm dark and I love my dark skin, ok? Però possiamo fare tutto il resto. Il saluto della Grace, il saluto della Grace, break it down. Il saluto di oggi va a Maria Rosa Antonazzo. Ciao Maria Rosa, ti mando un bacio grande. Grazie mille per far parte della mia community Instagram. E se anche tu vuoi essere salutato nel prossimo video, l'unica cosa che devi fare è iscriverti alla mia pagina Instagram, ti lascio il link qua sotto e mi raccomando, attiva tutte le notifiche. Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma se dovessi fare il mio iconico you better subscribe in versione tipo dark, come sarebbe? Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Ma adesso bando alle ciance e passiamo al tutorial. D'accordo, partiamo dalla base. Come base vado a mischiare questi due fondotinta di Kat Von D. Anzi no, partiamo dal primer, ragazzi, partiamo dal primer. Come primer utilizzerò questo qua di Fenty. Questo è il Pro Filter Instant Base Retouch, eccolo qua. Questo primer a me piace molto perché idrata. Bene, passiamo al fondotinta. Come fondotinta utilizzo il Kat Von D Lockit Foundation. Ragazzi, questo è uno dei miei fondotinta preferiti. Però oggi lo andremo a mischiare con quest'altro. Questo è il True Portrait Liquid to Powder, sempre di Kat Von D Vegan Beauty Something. Hanno cambiato nome. La shade di questo fondotinta qui è la Tan 074, mentre del Lockit, il classico fondotinta, il primissimo con il quale sono usciti, è Deep 76 Warm. Comunque troverete la lista dei prodotti qua sotto, d'accordo? Prima dell'utilizzo di questo fondotinta loro consigliano di agitarlo. Tra l'altro oggi utilizzeremo nuovi prodotti o comunque diversi, perché molti di voi mi dicono però usi sempre le cose che costano un sacco. Purtroppo ragazzi, alcuni prodotti io non li trovo sotto forma drugstore. Non è che se io smetto di parlarvene allora significa che il problema non c'è. Io ho un po' mollato la presa. Comunque, allora, l'aggiunta di questo fondotinta qui rende la stesura del fondotinta un pochino più veloce. Siamo un po' arancionini, però mamma mia, bello coprente, come piace a me. Belli, belli che sia. La stesura del fondo sulla fronte. I fondotinta di Kat sono pazzeschi. There you go. Adesso andiamo con questo correttore qui. Questo è di Sephora, è Light Coverage Concealer. Io per tantissimi anni ho utilizzato questo correttore e mi piaceva un botto. Non so perché poi ho smesso di usarlo. Però, raga, questo qui è un ottimo correttore ed esiste anche in tantissime tonalità. C'è anche per le pelli più scure. Questo è il numero 37. Ok, aspettiamo un po' che si setti. Questo pennello qui è sempre di Sephora, Sephora Collection, ce l'ho da una vita, quindi io ragazzi ve lo consiglio perché è veramente ottimo. Allora, la chiave per riuscire secondo me ad avere una saturazione maggiore quando andiamo a sfumare i prodotti
in crema o liquidi con questa tipologia di pennello è picchiettare e sfumiamo. Poi sul nasino faccio questa roba qua, andiamo di qua così, continuiamo così con questo correttore qua, questo è di L'Oreal, la colorazione è Almond. Questo però lo vado a sfumare subito, ragazzi, perché questo correttore qui, oltre ad essere super coprente, come potete notare, si setta immediatamente. Quindi, se siete amanti del correttore che si setta abbastanza subito, questo qui di L'Oreal fa il caso vostro. We're snatched. Adesso vado con questo prodotto qui di L'Oreal. Questo qui è l'Infallible Longwear Shaping Stick nella colorazione, non lo so, vabbè, poi ve lo metto qua sotto, va bene? E facciamo shaping. Per la prima volta non uso Fenty, speriamo di non dovermene pentire, però no, in realtà sta reagendo bene, anche perché qua ne sto mettendo veramente pochissimo. Provo a fare la stessa cosa. Oh, ma anche questo mi sa che si setta subito. No, in realtà se ne sta andando via subito. Look what the hell is this? Secondo me qui ci va la the beauty blender. I feel like we need the beauty blender here. This is how I feel about it. Ooh, are we snatched? Are we shaped? Oh, my friends, we are shaped too. Ora andiamo ad opacizzare il tutto e andremo ad utilizzare questa powder qui. Questa è la Banana Dip di Makeup Revolution. Vi lascio il link qua sopra del video che ho fatto qualche giorno fa, dove utilizzo solo prodotti Makeup Revolution. L'odore strano continua ad esserci. Così. Comunque, Banana Dip lo trovo più adatto al mio incarnato rispetto a banana. Non so se lo notate anche voi. I feel like you can see that. Bella giallina come powderina. Ho letto molti commenti nel video precedente di persone che erano meravigliate del fatto che io usassi tutta questa polvere sul viso. Ma che cosa ci posso fare io se ho la pelle grassa? Perché lo è, raga, per gli amanti del make-up. Poi sì, ci sono i pro. Dicono che chi abbia la pelle grassa abbia più difficoltà ad avere le rughe quando il tempo passa. Però io che cosa posso farci? Se ho la pelle grassa, io cosa posso fare? Detto questo, andiamo con questa powder qua. Questa è di Kat Von D, ragazzi. Questo è un fondotinta in polvere, ok? Ed è molto molto buono. La mia colorazione è Deep 200, quindi andiamo ad opacizzare il resto del viso, così andiamo già a creare, vedete che il viso è già abbastanza scolpito in questo modo. I feel like you can see that. Can you see that? I hope you can. Ragazzi, questa powder qui a me piace molto perché comunque dovrei farlo un video di prodotti che uso spesso, perché questo, lo vedete, ormai quasi ha toccato il fondo, e che di cui però non vi parlo spesso. Tra l'altro, ragazzi, questa powder qui, che può essere concepita anche come powder opacizzante, bella coprente, oltre che un fondotinta in polvere, è disponibile in tantissime tonalità. Ci sono tonalità molto 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 scure. So you better check this out, because this product is amazing. Ha una grana, una texture che leviga la pelle. L'unica pecca, ragazzi, di questo prodotto, e ve lo devo dire perché bisogna dire the good, the bad and the ugly, è che se cade a terra
può rompersi. Quindi fate attenzione a dove lo appoggiate, dove lo mettete, abbiatene cura perché è un po' delicato. Però it's amazing. Detto ciò, andiamo al... Secondo me questo cane mi sente e magari vuole, non lo so, forse vuole creare una sorta di connessione con me, non lo so, potrebbe essere, perché comunque è una cucciola, è un Doberman enorme ed è cucciolina, quindi magari sente il rumore e cerca di capire cosa c'è qua sotto, potrebbe essere. Comunque andiamo con il bronzer, questo qui è di Morphe e l'hanno reso discontinued, cioè lo renderanno discontinued perché ho visto che l'hanno scontato, questo costa 9 euro adesso da Morphe. Mi sono arrivati anche... Perché? Why did you discontinue this? In the name of bronzer! Why are you doing this? Why are you doing this to dark skin people? Stop! Once you find a nice product, once you find it, you finally found it. Huh? You try to play with our emotions. Stop! Questo è veramente il vero bronzer perché dà calore, dà abbronzatura, ragazzi. Anche i neri si abbronzano, lo sapevi? Molti non lo sanno che i neri si abbronzano, ragazzi. Pensano che noi neri rimaniamo così neri. Se c'è una cosa che non fa discriminazione verso nessuno, quello è il sole. So you better put your SPF cream, bubukiri. Ok, bronzer. Can you see that? Oh, comunque, I'm very proud of this base. Mamma mia, cioè questa base secondo me è veramente bella. Come possiamo fare sculpting adesso? Lo facciamo con questa palette qui. Questa qui è di Sleek ed è la Face Contour Kit numero dark. Numero dark, certo. Certo, perché dark è un numero, vero? Ragazzi, scriviamo tutti quanti hashtag numero dark. Ok. Andiamo qua sotto, proprio qua sotto. A creare quell'ombra per sopperire il doppio mento di cui tutti noi, in un modo o nell'altro, abbiamo sofferto nella nostra vita. Tra l'altro, allora, io adesso ho le mestruazioni e io noto proprio che quando ho il mestro mi si gonfia un po' tutto il corpo, ma anche il viso è proprio un pochino più gonfietto. Per le donne che mi stanno ascoltando, vi capita questa cosa? La riscontrate anche voi? Let's talk about it! Let's talk about it! Ma a proposito di let's talk about it... Io ormai mi sono dedicata solamente alla rubrica Slay Every Day ed è un peccato perché io ho anche altre rubriche. Ho la rubrica Lipbook che è dedicata ai rossetti, dove vi mostravo i rossetti, le nuove collezioni. Ho anche la rubrica One on One Pro Tips, dove vi spiego dei trucchetti che ho imparato da vari makeup artist, oppure dove potete reperire dei prodotti. Poi c'è Let's Talk About It, dove parliamo insieme di tante cose, e poi c'è Slay Every Day, oltre a Diversity, che spero di riuscire a continuare, perché questa situazione non so fino a quanto si protrarrà, ve lo dico, perché io che sono a Milano, ragazzi, ho visto delle cose assurde, cioè non le ho viste personalmente, le ho viste tramite articoli di giornale, tutti in darsena, tutti you mad, are you stupid? Ancora ragazzo mi aveva detto dai andiamo in darsena il 4, no? I was like hell to the no bubukiri, my black ass is staying at home. Listen, anybody got time for anybody? Do you have time? I don't have time. Ah, ma quindi ho fatto un leak di un... Oops! Did I spill some tea about my private life? I did! Comunque,
Non mi piace molto, è troppo scuro questo illuminante, quindi andiamo con questo qui di The Balm. Questo è Betty Luminizer. Yes, now we are going somewhere. Ragazzi, questo illuminante qui io l'ho usato per quasi tutto il 2016 e 2017. Lo adoravo questo illuminante qui. E The Balm si definisce un brand drugstore. Se vi posso dire la sincera verità, questo primer, questo illuminante qui costicchia, ma tutta The Balm secondo me non è proprio economica, quindi non capisco perché si definiscono un brand drugstore, quindi low cost. Andiamo ancora di più sull'arco di Cupido, così, in questo modo. Io veramente ringrazio mia madre per avermi dato queste labbra. E adesso facciamo le sopracciglia. Utilizzo la matita Bistre, questa qui è di Zoeva, mi piace molto come matita ed era tantissimo tempo che non la utilizzavo, quindi adesso challenge, basta utilizzare sempre gli stessi prodotti, usiamo cose nuove, va bene? Perché la mia collezione di makeup è molto ampia, va bene? Andiamo a fare i pelettini. Oh, mi ero dimenticata di quanto fosse buona questa matita. This pencil! Tra l'altro è anche economica, tipo costa... Non ha il prezzo di Benefit, la matita di Benefit, la Precisely, costa quasi 30 euro, eh? Questa ne costa 8,90 o 7,90, non mi ricordo. Quindi... E anche questa è disponibile in varie colorazioni. Questa secondo me è la colorazione adatta... Questa secondo me è la colorazione adatta alla pelle scura. Yes! Io... Ho voglia di pizza. Io ho voglia di pizza perché? Perché siamo nel weekend. Voglio la pizza. Qual è il vostro cheat meal preferito? Cheat meal, per cheat meal si intende piatto maialo, estremamente calorico, estremamente gustoso, poi meraviglioso. Che però non fa bene alla salute. Quindi cheat, tradimento, piatto tradimento. Allora, io la pizza, raga, io adoro tutte le cose che fanno male. La pizza, le patatine fritte, il gelato. Ok, però sì, ve lo devo dire, io adoro la pizza. Abits. Pizza, bumarona and gop. Che vedevo di... Ho la faccia di tutti i razzisti che mi danno della non italiana. Chissà se la conoscono loro sta canzone. Cosa do? Ma io ho Napoli nel cuore perché il mio primo fidanzatino vero, serio, è di lì. Ho a cuore Posillipo, il Vomero, una serie di posti bellissimi. Una cosa in cui invece, di cui invece non vado ghiotta, nonostante il mio piatto preferito siano le linguine alle vongole, è la pasta. Cioè io potrei vivere senza pasta, ma senza pizza non lo so, senza patatine, senza queste cosine, un po' calorichine. Ah, non vi ho detto cosa ho usato, scusate, questo è il Brow Pomade Lasting di Kiko, è pazzesco raga, 06, è veramente valido, raga, è veramente valido. Mi piace quello di Anastasia, secondo me con questo è andata alla grande, è pazzesco e costa di meno. Facciamo invece del blush, facciamo le lentiggini, che dite? Uso questo pennello, questo qui è 315 di Zoeva, vado con il bronzer e inizio a fare dei puntini, scusate,
Facciamo così che mettiamo in zoom così vedete tutto quanto, va bene? Ok, con questo pennello stiamo facendo le piccole lentiggini. Così. Bom 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 bom. Devo dire che tutto sommato si sta spargendo. Sembriamo più piccoline? Sembriamo più sbarazzine? Sembriamo un pochino più birichine? Ok. Iniziamo a sembrare un po' sbarazzini. Iniziamo ad attirare un po' di ragazzini. Ok, siamo arrivati al momento fatidico, ossia la realizzazione del trucco occhi e labbra. Io sono un po' combattuta, vorrei utilizzare questa palette qua di Melt Cosmetics, che è pazzesca per questo look, secondo me, perché è basica, però potrebbe davvero starci per questo look. Il problema è che non è reperibile da nessuna parte in Europa. Cioè, questa collezione qui io l'ho presa su Beauty Bay, perché su Beauty Bay abbiamo Melt Cosmetics, ma non è più disponibile. Quindi I'm gonna look for my collection. Forse JVS Place potrebbe essere un'alternativa. O Anastasia. Se no, cos'ho di drugstore? Cosa c'ho di drugstore? Morphe. Morphe. Vabbè, ci penso un attimo. Raga, voi non potete capire quanto ho temporeggiato per la realizzazione di questo video. Avrei dovuto farlo ieri, però poi mi è venuta l'ansia da prestazione, perché io non sono una make-up artist certificata, e quindi ho un po' paura del giudizio, no? Del prossimo. Sto giro, raga, voglio fare prima un occhio e poi l'altro, perché io non me fida. Applichiamo questo qua. Dovrei farlo un tutorial dove uso solo JVS Place. A me i loro prodotti piacciono un sacco, ma veramente tanto, tanto, tanto. Però le polveri non sono semplici, non sono tutte così semplici da gestire. Specialmente quando si tratta di colori sgargianti, pigmentati. Comunque, raga, questa base qua di Anastasia è veramente bella. Cioè, porca miseria, l'hanno studiata proprio bene. Vado sulla palpebra inferiore, così, e sfumo anche qua sotto, perché voglio avere un trucco bello power oggi. Speriamo bene, va, che qua io tengo paura, sono a me. Andiamo con questo pennello qua, questo qui è le 32, picchiettiamo, così. Io già vedo orrori in vista, raga. Andiamo con questo pennello qua, questo qui è le 20. E andiamo con questo qua. There you go. Questo pennello qui è pazzesco, le 47, se non l'avete nella vostra collezione dovete averlo, perché è un pennello di precisione attraverso il quale riuscite a fare una marea di robe top, tipo sfumare questo ombretto in questo modo, ma potete andare tipo anche sulla piega palpebrale così. Cioè, è proprio uno di quei pennelli multiuso che vi aiuta a realizzare il make up ad essere abbastanza precisi. Andiamo sempre con questo qua. Girl. E andiamo a dare un altro sapore a questa sfumatura. Però io andrei con questo.
Quindi vado ad appoggiare questo qui, boh. Ah, questo è di Julicious. Però vi trovo il... un pennello iconico, proprio perché tutti i brand di make-up che hanno una linea di pennelli hanno un pennello simile a questo. So yes guys, allora facciamo così. Vedo qua in arrivo. Ok, sai cosa faccio? Faccio come fanno quelli lì su Instagram. Facciamo come fanno quelli lì su Instagram. Cioè loro piazzano il colore così e poi tipo lo sfumano. Ve lo giuro raga, un botto di influencer. Let me repeat this. Questo, oddio, questo ce l'ho davvero da tanto tempo. Non mi ricordo che pennello è, però ve lo metto qua. Ok, adesso vado con questo ombretto qui. No, no, no. Fa fallout e quindi andiamo con questo pennello qua. Le 20. Ok, che ho le lentiggini però. Facciamo capirci, eh? Facciamo capirci. Usiamo questo. Questo qui è 322 Brow Line. Questo è di Zoeva. Andiamo con Whisky. Della Smoky, yes, like so, my dear friends, like so. Sempre con Whisky. Non deve diventare un soft brown smoky eye. We don't want that. We want a grungy, we want a goth type of makeup, like super dark. Ok, ho sbocciato questo qui, questo Walnut Longwear Balm, vabbè, questo che mi piace, e lo mettiamo sulla palpebra mobile così, e uso questo colore qua proprio perché we want to put the dark color on top of it, ok? Noi sopra andiamo a mettere Black Market e credo che andrò con le dita perché... Sometimes is better than everything, you know? Vediamo, vediamo però se metto questo nero di Cat di Melt Cosmetics cosa accade. Perché il nero della Smoky è un nero con un finish satin. Cioè, sembra che abbia delle, non so, perle all'interno. I don't know how to explain it. Con il pennello 224 di Zoeva prendo questi due colori qua, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, e continuo la mia sfumaturina. Sai cosa faccio? Usiamo Smolder, vediamo un po' che succede. Potrebbe dare un po' di originalità a questo smoky eye completamente nero. Vado con il mascara Trapper Black, questo qua di KVD Vegan Beauty. Cioè sulle ciglia inferiori I like it, vediamo su quelle superiori. Ah, sulle ciglia inferiori top, su quelle superiori un po' più messi, un pochino più messi come scolo. Labbra! Qui vi voglio, signori Lungari. Usiamo questa matita qua, di Dior. Questa è la Lip Liner 948. Prendiamo questo qui di Anastasia, questo è Bohemian. Ciglia finte. Che metto come ciglia finte? Molto bene. Allora, questo è il primo look. Non lo so, mi sembra troppo portabile. Ma andrò con un rossetto in stick. Uso questo qui, Midnight. Di Anastasia Beverly Hills. This is
brand new. Now we are going somewhere. Anche che particolari che sono le persone che fanno questi trucchi on daily basis. Secondo me adesso vado con l'eyeliner che riesco a intravedere sulla palpebra inferiore, non all'interno dell'occhio, mi raccomando. I look like a bad girl. You've been a very bad girl. A very, very bad girl, Gaga. Mi piace molto, molto di più questa versione. What do you think? It's really, really dark. I'm like... E se volessi dare un tocco di ombre, adesso uso questo. Questo liquid lipstick di My Vision Beauty. Profuma. Another version of the look. What do you think? Ombre lip? È qualche problema forse? Bene ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando mettete un like. E se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag non sei credibile. Raga, fatemi sapere qual è il vostro look preferito, se il primo, il secondo o il terzo. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Mua! Ciao!